Per fare un cappello non arricciato in cima, ma con una vera e propria calotta costruita con le diminuzioni che avvolge la testa, esiste un metodo collaudato che va bene per i punti sia semplici come la maglia rasata e la maglia legaccia, che per punti lavorati, soprattutto quelli asimmetrici e basati su un numero pari di maglie. Dobbiamo dividere il lavoro in 8 parti, perciò il numero di maglie deve essere divisibile per 8, contrassegnare i punti di divisione e in corrispondenza di ognuno di questi punti fare le diminuzioni semplici, quelle in cui si cala una maglia, ogni due ferri, vale a dire ogni volta che siamo sul diritto del lavoro. Il ferro di ritorno, sul rovescio del lavoro, lo facciamo senza diminuzioni. Ho avviato 44 maglie, praticamente la metà del mio cappello. Se il vostro cappello è fatto a maglia rasata, maglia legaccio o con un punto semplice, queste informazioni vi bastano. Andate avanti facendo diminuzioni semplici in 8 punti ogni due ferri. In questo video cerco di applicare questo metodo ad un punto più articolato, come le finte trecce inclinate, che è basato su 4 maglie diritte e 4 maglie rovesce, lavorate per 4 ferri in altezza, intervallate da 2 ferri di maglia rasata diritta, che dopo ogni stacco si spostano di 2 maglie. Le diminuzioni partono ad un'altezza di circa 10-12 cm a seconda del modello e della vostra misura. Se non avete sul ferro un numero di maglie divisibile per 8, potete calarne alcune già in precedenza. Per esempio, se qui avessimo avuto 90 maglie anziché 88, avremmo potuto diminuirne una qui e un'altra qui e arrivare ad 88 maglie esatte. Altrimenti potete dividere il lavoro in sezioni leggermente diseguali. Quindi contiamo le maglie e contrassegniamo i punti in cui fare le diminuzioni. Per esempio qui l'11ª maglia. 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 11. Le diminuzioni andranno fatte lavorando insieme o comunque impiegando nella diminuzione la maglia contrassegnata e la maglia che la precede. Controlliamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cioè, questa maglia contrassegnata è la maglia che la precede, non la maglia che la segue, altrimenti la prima sezione non si ridurrebbe mai e invece l'ultima avrebbe una diminuzione doppia. Se abbiamo un punto operato, spesso bisogna ragionare e fare qualche eccezione, spostando il punto, di diminuzione in un punto dove il disegno non viene compromesso. Per esempio qui la bellezza del punto è data dalle trecce, quindi eviterei di far capitare le diminuzioni nel bel mezzo delle trecce, ma le farei sulle maglie dello sfondo dove sono meno visibili e diminuendo lo sfondo creerei l'impressione delle trecce che si avvicinano. Perciò bisogna ragionare, tribolare un po'. Qui il punto prevede lo spostamento della treccia a sinistra, quindi lavoriamo 4 maglie della treccia normalmente. Ora dovremmo lavorare 4 maglie dello sfondo, però cosa vediamo? Se procediamo con le maglie dello sfondo, si ripresenta proprio quello di cui parlavo prima, la diminuzione nel bel mezzo della treccia. Io voglio evitarlo, anche se il punto preciso è qui, la faccio da questa parte, così la treccia è salva. Un'altra cosa, la diminuzione semplice, come sapete, si può farla o lavorando due maglie insieme oppure facendo una cavallata. Vedete, cosa preferite e cosa si nota meglio, cosa si nota meno, sul vostro punto. Io per una questione di velocità le faccio lavorando due maglie insieme. Quindi questa diminuzione l'abbiamo spostata qui e procediamo con 4 maglie
della treccia e 4 maglie dello sfondo. Fin qui nessun problema. Ora lavoriamo altre 4 maglie della treccia, di nuovo nessun dolore. Lavoriamo la nostra diminuzione e dello sfondo rimangono solo 3 maglie, 4 maglie della treccia e qui abbiamo lo stesso problema di prima, quindi 1 e 2 e anche se a rigore la diminuzione andrebbe fatta qui, la facciamo qui per non guastare la treccia, per cui lavoro queste 2 maglie insieme a rovescio creando la terza maglia dello sfondo e lavoro la treccia normalmente. Altre 4 maglie dello sfondo e qui 4 maglie della treccia, 1 e 2. E qui mi direte, ma hai detto di salvaguardare le trecce, ma qui dobbiamo ridurla. Sì, ci tocca, dobbiamo fare questa diminuzione per forza. E comunque l'andamento del disegno è tale che le trecce man mano si spostano a sinistra ed escono. Quindi se questa treccia risulta più stretta, non fa niente, è richiesto proprio dal disegno. La diminuzione in fondo, 1, 2, 3, 4, che non ho contrassegnato, tanto è sulle ultime maglie, la potremmo fare in 2 modi diversi. O lavorando insieme le ultime 2 maglie del telo, oppure lavorando l'ultima maglia insieme alla maglia di vivagno. In questo caso la diminuzione risulterebbe del tutto invisibile, ma il vivagno un pochino più spesso. Io preferisco farla qui e lasciare il vivagno sottile, anche perché lavorando insieme queste 2 maglie in ogni caso la diminuzione non è visibile e lavoro normalmente la maglia di vivagno. Il ferro di ritorno lo lavoro senza nessuna diminuzione. Ora, secondo lo schema, dobbiamo lavorare le maglie come si presentano, quindi c'è solo da fare attenzione ai punti in cui diminuiamo le maglie. E qui si ripresenta lo stesso problema. Fare la diminuzione in mezzo alla treccia e io dico di no, quindi la facciamo un po' prima, sacrificando una maglia dello sfondo. Adesso abbiamo un altro dilemma. Qui abbiamo 4 maglie dello sfondo perché le diminuzioni sono distanziate e questa parte non l'abbiamo ancora toccata. Ora, se qui faremo 2 maglie, qui 4, qui di nuovo 2, si crea troppo sbilancio. Faccio questa diminuzione un po' prima, lavorando insieme queste 2 maglie dello sfondo. Insomma, bisogna fare tutto ragionato. Qui rimangono intatte anche queste 3 maglie di sfondo, perché questa diminuzione l'abbiamo fatta qui. Andiamo avanti. E anche qui la diminuzione capiterebbe esattamente sotto una delle maglie della treccia, ma non la facciamo qui, bensì un passo prima, e così abbiamo 2, 3, 3, 2 maglie dello sfondo. Per lo stesso motivo, ora che dovremmo fare la diminuzione alla fine del ferro, per non lasciare 4 maglie di sfondo intatte,
la facciamo capitare in questo punto. Ora lo schema prevede due ferri a maglia rasata diritta, ma non possiamo rilassarci e fare le diminuzioni esattamente nei punti contrassegnati come avremmo fatto se avessimo avuto l'intero capo a maglia rasata diritta. Anche qui dobbiamo ragionare e far capitare le diminuzioni nei punti che non compromettono il disegno. Mentre prima l'avevo spostata da questa parte, ora la faccio qui. Così sia qui che qui avremo lo sfondo composto da due maglie. Perciò lavoro insieme due maglie dello sfondo. Invece qui la posso fare esattamente nel punto contrassegnato. È vero che vado a toccare l'ultima maglia della treccia, però lavorandola insieme ad una maglia rovescia, l'aspetto della treccia non cambia. E la maglia rovescia si nasconde dietro la maglia diritta della treccia. Anche qua ci rimangono due maglie per lo sfondo. Qui lasciamo lo sfondo intatto e spostiamo questa diminuzione da questa parte, in modo da ottenere anche qui due sole maglie rovesce. E alla fine del ferro lavoriamo la diminuzione normalmente. Ora dobbiamo ragionare sullo spostamento della treccia di due passi a sinistra, sulla diminuzione e su come conservare il disegno. Vediamo che ci sono rimaste due maglie dello sfondo. Qua alla metà della treccia subentrano due maglie dello sfondo. La treccia si sposta. 1, 2, 3, 4. E qui dovremo lavorare due maglie di sfondo. Come prima, facciamo capitare la diminuzione proprio su queste due maglie di sfondo e le lavoriamo insieme, così ne rimane una sola. Così la treccia si sposta di due maglie regolarmente. 1, 2, 3, 4. Facciamo la stessa cosa qui. Una sola maglia dello sfondo e la treccia si sposta in modo regolare. 3, 4. Qui facciamo la diminuzione e quindi anche in questo punto rimane una sola maglia dello sfondo. 1, 2, 3, 4 maglie della treccia. E la quarta diminuzione. Adesso devo lavorare le maglie come si presentano e vedo che sono in una situazione in cui in alcuni punti mi rimangono due maglie dello sfondo e in altri punti una sola. Quindi qui, se mi mangiassi l'ultima maglia dello sfondo, farei incontrare le trecce. Con quale conseguenza? Che in alcuni punti lo sfondo ci sarebbe ed altri no. 2. Se facessi incontrare del tutto le trecce, il resto della calotta risulterebbe lavorato tutto a maglia rasata diritta e non mi piace mica tanto. Quindi decido di lasciare comunque una maglia per lo sfondo e iniziare a diminuire le trecce a questo punto, però non ora. Ora farò solo le diminuzioni ancora nei punti in cui ho due maglie dello sfondo. Questa capita un po' lontana dal suo punto prestabilito, però pazienza, ne faccio una qui. A proposito, se non avete questi affarini, va benissimo un filo colorato.
e anche questo punto non lo tocco, conservo una maglia rovescia dello sfondo. Faccio la seconda diminuzione qua. E farò la terza diminuzione alla fine. È vero che ne abbiamo fatta una in meno sulla metà del cappello, quindi risulterebbero due in meno sull'intero cappello, ma il disegno è più importante. Ci rifaremo in qualche altro passaggio. Forse vi sto facendo ubriacare, però è l'esempio di come conciliare le diminuzioni con un punto operato. Ricordiamoci che due ferri fa avevamo tralasciato una diminuzione. Contiamo 1, 2, 3, 4, 5. Ci va di lusso. Dovremmo fare 4 diminuzioni e recuperarne una. Abbiamo esattamente 5 trecce, quindi diminuiamo le maglie centrali di ciascuna treccia. Una la lavoriamo come prima e due insieme. Le due centrali insieme. Così la nostra treccia si riduce a 3 maglie e rimane tutto simmetrico e ben bilanciato. Ora dello sfondo mi rimane una maglia. Della treccia 3 maglie e devo ridurne un'altra ancora. Quindi mentre facevo lo spostamento di 2 maglie, adesso lo faccio di una sola maglia. Questa è mia treccia di 3 maglie. Dov'è? Eccola qua. Dovrei spostarla qui facendo capitare una maglia su quello che prima era lo sfondo e un'altra maglia accanto. Per cui devo considerare che questa è l'ultima maglia della treccia che rimane lì fuori bordo. Questa è una maglia dello sfondo. Queste due le lavoro insieme con l'inclinazione a sinistra, perché tutto l'andamento del mio disegno è a sinistra, perciò lo rispetto. Una maglia della treccia e una maglia di sfondo. Idem qui, lavoro insieme queste due maglie, una maglia della treccia, la seconda, e una maglia di sfondo. Adesso, per tenere separato ciò che rimane delle trecce, faccio ancora la diminuzione riducendo il numero delle maglie che compongono la treccia a una, e quindi lavoro queste due maglie insieme ed è una diminuzione, queste due insieme ed è la seconda, la terza, la quarta, e a questo punto faccio anche la quinta. Facciamo le diminuzioni fino ad avere sul ferro 6-8 maglie, nel nostro caso che abbiamo la metà del cappello 4 maglie. Ora ci tocca fare 2 ferri a maglia rasata diritta, quindi facciamo le diminuzioni nei punti stabiliti. No, è meglio farlo da questa parte, così risulta tutto più liscio. Un'altra diminuzione la facciamo qui, perché anche così si nasconde dietro la maglia diritta, e ne abbiamo fatte due e tre e quattro. Perché in cima non si formi una punta, ricorro a misure più drastiche, faccio una diminuzione anche sul rovescio del lavoro e due
e 2 e 2 e le ultime 2. Così ci sono rimaste 4 maglie, che sarebbero 8 per l'intero cappello. Adesso potete tagliare il filo, farlo passare con un ago attraverso queste maglie. Io, per non tagliare il filo, lo faccio con un uncinetto. Una volta strette queste maglie, vediamo che si è creata la perfetta curvatura che avvolge la testa, e il disegno, anche se abbiamo dovuto ragionare e tribolare un po', non si è scomposto più di tanto. Comunque, non tutti i punti si prestano alle diminuzioni.